Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui sul nostro canale. Io sono Chiara di Wellness with Chiara R. Nel video dei prodotti beauty non solo finiti vi avevo fatto vedere ad inizio video un insieme di sample e vi avevo detto che non ne avrei parlato in quel video, ma se vi faceva piacere ne avrei parlato in un altro, perché essendo tanti comunque diversi avrei perso troppo tempo in quel video. Mi avete scritto, è stato richiesto, quindi eccoci qua, parleremo nel dettaglio di questi sample, però vi informo che giù nell'info box troverete anche l'articolo dedicato dove ho scritto magari delle cosine in più che mi sfuggono adesso mentre parlo con voi, quindi vediamo nel dettaglio i sample. Partiamo subito con i due campioncini, due sample per l'hair care routine di Alchemilla, lo shampoo e il balsamo bio, lavanda e eucalipto. Sono due sample da 7 ml indicati per capelli normali e grassi. All'interno di questi due prodotti si trova la lavanda tra gli inci, ecco, che ha un'azione calmante e lenitiva e conferisce allo shampoo una gradevole e forte profumazione di lavanda. L'eucalipto ha un'azione invece antigrassa, antisettica, rinfrescante e dà maggior profumazione al balsamo, che risulta essere una crema bianca abbastanza corposa. Nel balsamo in realtà i due ingredienti conferiscono delle proprietà che poi ci consentono di ottenere alla fine dei capelli morbidi, setosi e lucenti. Allora, lo shampoo secondo me fa un'ottima schiuma, ma annoda veramente tantissimo i capelli, e se non fosse per il balsamo che li districa sarebbe un reale disastro, perché fa davvero tantissimi nodi. Inizialmente quando uscite dalla doccia sembra di avere dei capelli piatti, informi, sembra anche che perdiate il riccio se l'avete come me, poi invece durante lo styling si ravvivano e risultano davvero corposi, morbidi e lucenti. In linea di massima i capelli mi sono rimasti puliti, corposi, lucenti per un giorno e mezzo. Dopodiché hanno iniziato un po' a appesantirsi, ma questo dipende anche un po' dall'ambiente in cui vivete, dal quantitativo magari di sport che fate durante il giorno e così via. Continuo a parlarvi di Alchemilla parlandovi però delle creme corpo. La prima è la crema corpo Aloe Calendula, è un sample da 7 ml che io ho utilizzato per circa due applicazioni, massaggiando solamente, per intenderci, il busto e la parte finale della gamba e ovviamente la pancia. La sua texture è corposa ma molto delicata, una crema bianca che viene assorbita con facilità dalla pelle ed ha una buona azione idratante. L'azienda dice anche che è una crema studiata per avere un'azione antinfiammatoria, emolliente, antiossidante, dermoprotettiva, proprio grazie all'azione dell'aloe e della calendula che dà la profumazione pungente alla crema. Invece la crema corpo Ipnosi, che è sempre un sample da 7 ml che ho utilizzato per due applicazioni, è una crema bianca corposa dal forte odore che a me ricorda l'odore degli incensi, non so se avete presente, e l'ho trovata molto più difficile da lavorare rispetto a quella aloe e calendula. Ciò nonostante ha idratato e nutrito in maniera perfetta la pelle. È un po' difficile da lavorare, molto probabilmente perché all'interno dell'inci c'è il burro cacao, che comunque è sempre un pochino corposo. Troviamo però anche l'olio essenziale di sesamo, che conferisce un'azione lenitiva alla crema, il melitolo e il caffè, che hanno un'azione anticellulite ed energizzante, in particolar modo serve un po' anche proprio per attivare la circolazione, quindi forse è un bene che sia difficile da lavorare, perché così la si massaggia di più e penetra nella pelle. Mentre l'ultima crema corpo, che è la Sensual, è sempre un sample da 7 ml di prodotto, utilizzato sempre due volte. L'azienda dice che ha un'azione idratante, tonificante, rivitalizzante e la sua formulazione è vegan ok. All'interno troviamo l'estratto di caffeina arabica, che combatte i radicali liberi e favorisce la produzione di elastina e collagene. L'arnica di montagna, che ha un effetto lenitivo. La malva, che ha un'azione emolliente, idratante
e disarossante, il melitolo che è decongestionante e l'altea comune che è idratante e addolcente. Per me ha una gradevole profumazione di malva e arnica, è una crema corposa ma è facile da lavorare, come per esempio la crema corpo all'aloe calendula, idrata. La sua profumazione è davvero quella che ho amato di più ed è una crema corpo che io acquisterei molto molto volentieri in estate, a mio avviso. Però la sua profumazione è buona, forte inizialmente, ma in realtà non permane sul corpo. Vi parlo adesso del sample dell'erborario, in particolar modo della linea Osmanthus, che è stata la novità presentata al Sana 2016 da parte di Erbolario. E io per questa linea ho provato il bagno schiuma e la crema profumata per il corpo. Tutte e due sono sempre da 8 ml di prodotto, arricchite di fiori ed estratto di foglie di osmanto, idrolato protettivo di TEF, amminoacidi di avena. Il bagno schiuma è trasparente, liquido, ma applicato sia a mano che su una spugna fa un'ottima schiuma una volta che va a contatto sulla pelle inumidita. La crema corpo è corposa ma si assorbe velocemente sulla pelle. Un sample l'ho utilizzato per due applicazioni. La profumazione è molto fresca, fiorita, adatta secondo me più per la primavera che per il periodo autunno-inverno. È una profumazione che sembra inizialmente molto molto intensa, ma in realtà è molto delicata una volta applicata sulla pelle e svanisce pian piano nel giro di qualche minuto, però lascia questa piacevole sensazione sulla pelle e e idrata tantissimo. Continuo a parlarvi dell'erbolario per quanto riguarda la linea Ombra di Tiglio e anche qui ho provato il bagno schiuma e la crema profumata per il corpo. Sono sample da 8 ml di prodotto arricchiti di fiori che hanno proprietà antiossidanti e protettive. Il bagno schiuma è liquido e fa una morbida schiuma a contatto con la pelle inumidita, sia applicato a mano che applicato con una spugna. La profumazione è fresca, estiva, per me molto suave, davvero se lo Osmanthus è perfetto in primavera, questo è perfetto in estate. Sono prodotti che sono arricchiti di estratto di fiori di tiglio, acqua distillata di tiglio, idrolato proteico di mandorle dolce, aminoacidi di grano tensoattivi. La crema corpo è leggermente colorata, ha una colorazione che vira al verde, non è né fluida né densa, è facilissima da massaggiare e viene assorbita velocemente dalla pelle. E la profumazione è piacevole come quella del bagno schiuma. Anche lei è arricchita di estratto di fiori di tiglio, acqua distillata di tiglio, steroli di melograno, ma è anche arricchita di olio di girasole, di nocciolo di pesca, olio di sesamo, di arancia dolce, la frazione insaponificabile dell'olio d'oliva e di vitamina E. Quindi è una crema protettiva, nutriente, elasticizzante. Per me sono due prodotti davvero gradevoli. L'unico prodotto che ho provato della Bioficina è il sample del latte corpo e frutto di bosco, un sample da 7 ml di prodotto che ho utilizzato per due applicazioni. È un latte leggero, dalla rapida assorbenza, ha un colore che vira al rosato, è una profumazione molto golosa che sa proprio di frutti di bosco. Questa è una linea che loro hanno presentato durante il Cosmoprof 2016, insieme allo scrub corpo. È un prodotto che è arricchito di olio di girasole, jojoba, mimosa e orea, di more di gelso, di uva spina, di ribes e mirtillo, malva, altea, miele, acacia e orea. Ha quindi proprietà antiossidanti, elasticizzanti, protettive, idratanti e lenitive. È una crema davvero buona, piacevole, che io utilizzerei molto molto volentieri in estate proprio per le sue funzioni e poi io adoro le proprietà ma anche la profumazione dei frutti rossi. Unico sample della Briosa che ho utilizzato in questo periodo è lo shampoo T3, che è un sample da 5 ml di prodotto che ho utilizzato per una sola applicazione. È uno shampoo trasparente, molto liquido, che fa comunque un'ottima schiuma a contatto con l'acqua, si attiva nel vero senso della parola. E soprattutto è uno shampoo che non crea nodi ai capelli.
In azienda lo consiglia per capelli grassi o con forfora grassa, in ogni modo uno shampoo purificante, lenitivo, igienizzante, grazie al tè verde, all'iris dalmata, all'olio essenziale di rosmarino e di bergamotto. Il rosmarino è purificante e regolatore, mentre il bergamotto è cicatrizzante e igienizzante. A me è piaciuto come shampoo, l'unica cosa è che dovrei trovare la combo con il balsamo ideale per questo shampoo, però è uno shampoo che io vi consiglio se cercate un'azione purificante, ma al contempo stesso lenitiva e addolcente sul capello. Tre sample dello stesso prodotto di Veleda, che è in Skin Food, sono tre sample da 1,5 ml di prodotto cada uno. È una crema indica multiuso, molto densa, che ha il colore classico della buccia di limone. Ha una profumazione forte, fresca, grumata, che richiama proprio il limone. E l'azienda la consiglia sia per il corpo che per il viso, che per la pelle è particolarmente secca, quindi quelle zone un pochino così ostiche come gomiti, le mani, se lavorate molto all'aperto in giardino, se fate proprio dei lavori che ve le seccano, o i piedi, i talloni. È una crema arricchita di estratto di viola del pensiero, fior di camomilla e calendula. È una crema molto densa, ma dà una sensazione quasi gelosa, come un effetto un po' particolare sulla pelle, ma si asciuga velocemente. Io l'ho utilizzato prevalentemente per nutrire i talloni dei miei piedi. Vi parlo di due prodotti di Elan. Elan è un'azienda di Genova che io ho conosciuto 2 anni fa al Sana e che sono andata a risalutare quest'anno molto volentieri. Ho provato due prodotti di due linee diverse, ma sempre creme corpo. La prima, Mora e Muschio, è un sample da 8 ml che io ho utilizzato per due applicazioni. È arricchito di burro di mango, olio di lino e perila, acidi grassi essenziali, vitamina E, infiorescenze di tiglio e zuccheri del miele e microsfere del riso. È una crema fluida, morbida, piacevolissima proprio da massaggiare, da toccare con le dita ed ha una fortissima profumazione di mora che rinfresca la pelle. La sua azione è idratante, tonificante e illuminante, perché proprio vedete la pelle che assume un colorito più sano, più fresco, proprio illuminato. Secondo me ottima in primavera estate. Mentre il sample della crema profumata Magnolia Stellata è sempre da 8 ml di prodotto. È arricchita di melograno, vite rossa, semi d'uva, olio d'oliva e di noccioli, cera di karité, vitamina C ed E. È una crema indicata come antiossidante, idratante, rigenerante, consigliata prevalentemente per le pelli secche. La sua profumazione per me è veramente intensa ma piacevole. E quello che avverto è la profumazione d'uva e di melograno. Si stende, si massaggia velocemente sulla pelle, si assorbe e la idrata tantissimo. Per me sono due prodotti ottimi, primavera, estate, autunno, inverno. L'ultimo sample di cui vi parlo è dell'Occitane. L'Occitane è un'azienda francese, un'azienda verde di profumeria, ma verde intendo che utilizza all'interno dei suoi inci degli ingredienti di origine biologica, ma non ha un inci verde al 100%, bio al 100%, perché le sue schifezzuole ce le ha, diciamocelo chiaro. In particolar modo io ho provato il sample della mandorla concentré de lait, quindi latte corpo alla mandorla, che è una crema studiata per idratare, nutrire e tonificare la pelle. E il sample è da 6 ml di prodotto. È una crema corposissima, bianca, ma dalla rapida assorbenza. La profumazione è davvero forte, sa di mandorla, ma mandorla un pochino industriale, ecco, diciamocelo un po' tutto. Mandorla amara, però. Non so se avete presente l'odore, ma anche il gusto della mandorla amara, mi ricorda tantissimo quello. Però è una profumazione che alla fine svanisce molto velocemente. Ovviamente idrata, perché idrata veramente tantissimo, anche perché il principio della mandorla c'è all'interno della crema e la sua funzione, la sua azione sulla pelle, sulla nostra pelle, la fa.
Allora, io spero che il video dedicato appunto ai sample vi sia piaciuto, è la prima volta che lo facevo, lo giravo e quindi che ne parlavo qui su YouTube. Normalmente il mio progetto di smaltimento campioncini lo porto avanti, l'ho sempre portato avanti sul blog, dove veramente trovate tantissimi articoli, penso oltre 10 articoli. In ogni modo spero che vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, scrivetemi se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete voi eventualmente trovati. Vi mando un mega bacio, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!